qui al Moto Days con nello stand dell'esercito italiano, il cui sito di riferimento è esercito.difesa.it, con il tenente Ventura che ci illustra adesso delle moto. Motocicli che sono stati in dotazione alla nostra forza armata nelle varie fasi, nelle varie epoche. State vedendo la prima moto inquadrata, che è una Bianchi, un MT61 del appunto 1968. È una motocicletta che può essere il precursore dei modelli di enduro. Infatti si può notare il motore di questa moto messo in una posizione molto rialzata, che effettivamente preclude a quel tipo di impiego classico, canonico, proprio in un ambiente operativo. La grandezza del serbatoio, che permette appunto la possibilità di poter avere quella grande autonomia indispensabile nello svolgimento delle varie operazioni.